Buongiorno a tutti. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua finalmente con l'esordio di Fabio nel calcio a 5. Prima uscita stagionale, almeno per lui. Il clima non è dei più belli quest'oggi, però speriamo che a Prato potremmo trovare un clima sicuramente più interessante di questo. La cosa bella è che poi alla fine, adesso giocando in una palestra, il clima conta relativamente, quindi... Sì, conta relativamente poco. Alla fine dai, non ci abbiamo tutti i problemi di ripresa, di freddo. Quantomeno si sta in una condizione più di comfort. Detto questo, vediamo Fabio che è già entrato in macchina. Sembra molto concentrato il ragazzo quest'oggi, sembra focalizzato sull'obiettivo. Quale sarà l'obiettivo di Fabio Di Mauro Official? Glielo chiederemo a lui. Abbiamo già programmato tutto l'itinerario, il viaggio, abbiamo tutta la roba qui da sistemare ora in macchina, dopodiché si va per la volta di Prato. Sei carico Fabio? Lasciatemi stare. Come ti stai trovando con i meccanismi in generale? Ti stai trovando meglio? Sì, sì, ho spiegato un po' di cose il mister. Cioè, quanto cambia secondo te a livello tattico dal calcio 5 al calcio 11? Cambia tutto. Qual è la cosa che ti ha messo più in difficoltà nel passaggio da calcio 11 a calcio 5? Che secondo me si deve stare più concentrati, perché non ti puoi distrarre. E invece è proprio la cosa che quando hai iniziato a giocare a calcio 5 hai detto che è bello finalmente. Vabbè, il campo, che non rimbalza male la palla, non fa freddo. Eccoci qui nella piazza di Prato. Non l'hai ripreso, vero? Sì. Finalmente è arrivato tutto, se magna. Sei carico? Non sembri molto sveglio. Tiene tutto dentro e poi dopo lo caccia fuori all'ultimo. Eccoci arrivati al luogo in cui si svolgerà la prima partita di calcio 5 di Fabio Di Mauro. La palestra dell'esordio, la palestra dove tutto avrà inizio, dove questa nuova esperienza attenderà il giovane atleta classe 2002. Eccoci finalmente alla palestra Keynes Gramsci di Prato, palestra che quest'oggi vedrà in scena la decima giornata del campionato di Serie B di Futsal, calcio 5. Palestra nella quale presumibilmente avverrà l'esordio nel mondo, nel pianeta del calcio 5 da parte di Fabio. Quindi rimanete sintonizzati per vedere come andrà a finire. Te cosa ci dici in più, Francesco? È una partita che sicuramente sarà divertente da seguire all'inizio e alla fine. Balza Poggese e Futsal Prato sono due squadre che non dovrebbero avere un tasso tecnico così diverso. Dovrebbe essere una partita comunque abbastanza equilibrata. Vedremo il minutaggio che verrà riservato a Fabio, che è chiaramente un nuovo giocatore del Balza Poggese, certo. Ed è chiaramente un'incognita da scoprire, e lo faremo sicuramente in questa partita. Speriamo bene, dai, speriamo di augurarvi un bello spettacolo. Siamo qua con Fabio, che oggi appunto farà il suo esordio nel mondo del calcio 5. Cosa ti aspetti Fabio dalla partita di oggi? Cosa puoi dare a questa squadra malgrado la tua inesperienza nel calcio a 5? Beh, nonostante l'inesperienza, cioè, spero di riuscire a dare il mio contributo più tecnico. Poi magari col tempo iniziare a capire più i movimenti tattici e ad aiutare più la squadra dal punto di vista tattico e difensivo. Per adesso non lo so, spero di aiutare la squadra con quello che so fare, che ho imparato comunque in queste due settimane di allenamenti. Quanto spazio credi che ti verrà concesso oggi? Beh, non mi aspetto di giocare tantissimo, ma è normale, sono appena arrivato in squadra. Comunque spero di fare il meglio che posso per i minuti che mi concederà il mister. E in che posizione ti aspetti di giocare soprattutto? Penso che giocherò laterale destro oppure pivot. Adesso ci apprestiamo ad andare in palestra per assistere al primo match stagionale di Fabio nel mondo del calcio a 5. Andiamo. Visto che sto campo è un po' scomodo, non è bellissimo da riprendere, metterei la telecamera centrale al centro, insomma, superata subito questa transenna, e le due più piccole agli angoli, in maniera tale da riuscire a catturare i calci d'angolo dove non riusciamo a catturarli noi con la principale. Eccoci finalmente all'interno del palazzetto Keynes Gramsci di Prato, con le nostre telecamere che vanno subito a pescare Roberto Conti, uno dei giocatori protagonisti assoluti per il Balza, mentre dalla parte opposta troviamo Nicola D'Amico. Conti, ricordiamo che oltre a essere trascinatore è anche capocannoniere per i bolognesi, mentre D'Amico, grazie al suo tasso tecnico-tattico e alla sua esperienza, trascina ogni sabato la propria formazione. Vediamo cenno di fair play tra i mister e i dirigenti delle due compagini. E adesso, attraverso anche la grafica introduttiva, andiamoci a catapultare in questa partita. Ecco l'ingresso in campo. Francesco, dici di più, dacci qualche dato e news sull'incontro. Sì, entrambe le squadre non sono riuscite a trovare i tre punti nell'ultima partita. Questo li motiverà particolarmente nel cercare un risultato che sia la vittoria. Entrambe le squadre infatti hanno appareggiato con la posa a Bologna. Il Futsal Prato l'ha fatto nell'ultima partita trovando la rete proprio con D'Amico, mentre il Balza lo ha fatto due giornate fa con la posa a Bologna. Vediamo inquadrato Fabio, pronto a fare il suo esordio in questa nuova esperienza del calcio 5 del Futsal. Sì, vedremo particolarmente come vorrà reagire il Balza dopo l'ultima partita in cui ha perso per 6-2 con l'Atlante Grosseto, e vedremo oggi la risposta da parte di questa squadra mentre scorre la classifica. Situazione complicata, insomma, non facile. È vero che retrocede solo una squadra, però il Balza deve sicuramente rialzarsi da un momento complicato. Tanto osserviamo un minuto di silenzio per le vittime di Ischia. Tutto pronto al calcio d'inizio, adesso andiamo a vedere quelle che sono le formazioni di entrambe le squadre. Partiamo dagli ospiti, partiamo dal Balza, che si schiera con questo 3-1 in cui troviamo Di Bitonto in porta, davanti a lui come ultimo Pozzi, laterale destro Simone, laterale sinistro Conti, il capitano, e come pivot
Fogli. Invece per quanto riguarda il Prato, in porta troviamo Laino, davanti a lui ultimo Patetta, laterale destro El Gallaf, uno dei giocatori più interessanti per i toscani, laterale sinistro Montorsi e come pivot terminale offensivo Balestri, che si accinge a battere il calcio d'inizio di questo incontro. Sì, El Gallaf è probabilmente uno dei giocatori più pericolosi del Futsal Prato, ricordiamo come sia in doppia cifra, 10 gol per lui, vedremo se oggi riuscirà a incrementare il proprio bottino. Speriamo che oggi sia fuori forma per i nostri, ma è tutto pronto e si parte. Scambio per Patetta che sbaglia l'appoggio, Simone cerca questo passaggio che non riesce, ma poi attenzione, Simone traversa, incredibile. Dopo appena 17 secondi di gioco, il Balsa sfiora già la rete del vantaggio. Sì, è partito forte il Balsa. Simone cerca di sfidare il Gallaf e lo supera, ma poi arriva Balestri, gli sottrae il pallone. Poi se ne riappropria Pozzi e poi attenzione, il destro di Conti, pericoloso. Patetta arriva puntuale, attenzione Conti, ancora lui si allunga forse un po' troppo il pallone, tenta il tiro lo stesso. E per poco non arriva il vantaggio, è partito molto bene il Balsa in questo avvio. Sì, molto bravo qua Conti, è mancato un po' di supporto all'azione offensiva, si è trovato costretto a chiudere l'azione in maniera un po' frettolosa, non poteva fare di meglio. Balestri, uno contro uno con Fogli, poi decide di andare da El Gallaf che torna da Balestri, uno sguardo al centro. Bello, il pallone al centro e arriva il vantaggio di Patetta, ma bellissima tutta la trama di gioco, quarto gol stagionale per Francesco Patetta. Sì, ottima azione da parte del Futsal Prato che ha trovato molto bene Patetta, bravissimo a comunque buttarla dentro. Vediamo non fa nel migliore dei modi, palla che sbatte sul palo, poco da fare assolutamente per Di Bitonto. Adesso grave disattenzione, vediamo Conti, ne può approfittare, tenta il destro, rimpallato da Patetta, che esulta quasi come se avesse fatto un gol. Iniziano a diventare parecchie l'occasione a disposizione del Balsa, che non sta capitalizzando al meglio quanto prodotto. Sì, molto bravo Laino comunque. Attenzione ancora, il destro pericolosissimo da parte di Conti, non ci arriva Simone. Buona la trama di gioco da parte di tutto il Prato, vediamo davvero come se ne esce bene con questo 1-2. Numero di El Gallaf, tunnel su Pozzi, El Gallaf fino in fondo, la chiusura di Conti, che questa volta è provvidenziale ed devia in calcio d'angolo, ma davvero ottimo spunto di Gallaf. Fabbri pronto ancora dentro per D'Amico, ancora Fabbri, dialogano bene i due, poi cercano una terza soluzione, la trovano in Pecchioli, Fabbri, D'Amico, Pecchioli dentro ancora per D'Amico. Mamma mia che azione del Prato, 1-2 terzo uomo, quando vanno davanti da soli fanno paura. Bello lo scambio, ora D'Amico, tutto bene, bravissimo anche Di Bitonto a leggere una situazione che poteva diventare pericolosissima per il Balsa. Molto bene Crescione a riconquistare il pallone, il destro! Ma che parata di Laino e che siluro di Crescione, che ha trovato la porta, un guizzo del numero 15 che poteva tramutarsi in 1-1 per il Balsa. Sì, ottima giocata da parte di Crescione che ha trovato un guizzo molto interessante. Bravo Laino che risponde toccando il pallone quanto basta per toglierlo dalla porta. Ottimo intervento aiutato anche dalla traversa. Ora diventano circa 5-6 a occhio e croce occasioni per il Balsa, che sta producendo tanto ma sta capitalizzando poco. Non a caso viene chiamato ora il tie break da parte di Andrejc per mettere a posto le cose che non vanno, e anche perché quando il Prato inizia ad alzare la pressione diventa complicatissimo per il Balsa riuscire a costruire gioco, a trovare soluzioni di passaggio. Sì, il Prato sta giocando un'ottima partita, il Balsa sta comunque reagendo più di istinto che proprio a livello tattico, sta un po' soffrendo comunque gli schemi tattici del Prato, che pressa molto bene e porta molto bene il pallone. Tanto vediamo anche Fabio che butta un occhio, chissà possa fare il suo esordio a breve, ma vediamo che comunque il Prato ruota sempre, quindi di fatto ora ottima la palla dentro per El Gallaf che fa fuori anche il portiere, il Mancino! Palla che bacia il palo e va sul fondo, El Gallaf vicinissimo al raddoppio. Adesso stava rischiando tantissimo Balestri, 1-2 di Patetta, Balestri solo tutto davanti al portiere, fallisce incredibilmente la palla del raddoppio. Fusca, bello il tacco di Simone che cerca Duet, ancora Simone, bello lo scambio tra i due, tutto solo, Duet col Mancino la mette dentro, non trova nessun compagno. Bellissima la palla, invenzione di Montemorsi dentro per... Mamma mia, cosa si è mangiato qui Patetta. Incredibile, bellissima l'invenzione di Montorsi che va dentro da El Gallaf. Ma attenzione perché entra Fabio, entra finalmente Fabio che fa il suo esordio quando mancano 4 minuti e 30 secondi alla fine. Acquisito la posizione di pivot, se non erro. Vediamo ora che va a prendere lui subito Montorsi, uno dei giocatori più complicati. Recupera il pallone ora Denis Fusca che appunto cerca lo spunto di Mauro, forse con un fallo. Sì, vedremo adesso un po' Fabio come entrerà nei meccanismi, come si troverà in questi ultimi 5 minuti, se riuscirà a dare il suo contributo.
Intanto attenzione che l'arbitro fischia un calcio di punizione da posizione pericolosa. Punizione a due perché secondo la terna arbitrale ci ha impiegato più di 4 secondi di gioco Laino per rimettere il pallone in gioco. E ora c'è Conti che questa volta è in campo ed è pronto a battere questo calcio di punizione quando mancano 3 minuti e 29 secondi. Sì, questa può essere un'occasione abbastanza importante per Conti che, come dicevo precedentemente, ha un ottimo destro. Sì, Laino ha tenuto troppo il pallone, sappiamo come nel calcio a 5. Al quarto secondo in cui il portiere tiene il pallone in mano scatti il calcio di punizione in diretto. Se ne fusca dentro per Conti e arriva il gol! Roberto Conti! L'urlo del capitano che festeggia così l'ottavo gol in Serie B. E vediamo ora, suona la carica ai suoi. Ci crede ancora il numero 7 che dà una speranza al Balsa. Rivediamo intanto il replay. Tocco di Fusca per Conti che tira una mina. Tocca Masini ma non riesce a fare niente. Fusca, erroraccio di Fusca. Attenzione, fallo da ultimo uomo. Vediamo cosa deciderà l'arbitro. Mamma mia, se la cava con un cartellino giallo. Ha rischiato tantissimo Danny Fusca. Una palla comunque che arriva un po' scomoda da gestire. Fa quello che può, non controlla benissimo. E questo lo porta a perdere il pallone. Per questo episodio difensivo viene già sostituito Fabio. Probabilmente per avere un po' più di attenzione in fase di marcatura. Tante cose da sapere, soprattutto sotto il punto di vista difensivo. Tocca per Masini, infatti, prova il destro, toccato da Di Bitonto. Si torna da Patetta, che sbaglia un passaggio clamoroso. Attenzione Crescione, qui Laino monumentale, il numero 19 del Prato. Toglie le castagne dal fuoco in questa circostanza. Attenzione a Pozzi, cerca di andare, ma Patetta. E poi Conti in chiusura, deciso. Mentre rientra Fabio, solo per un attimo, insomma. Stato fuori, cerca di gestire il possesso, cerca di gestire la partita in questi minuti finali. Ora vediamo Conti, gioca dentro per Di Mauro. Stoppe va, attenzione, buono lo spunto di Di Mauro. Fallo di Gambino che tocca sì la palla, ma prima ha toccato anche lo stinco del numero 14. Sì, buona giocata da parte di Fabio che dopo aver stoppato il pallone in un primo momento un po' troppo sui suoi stessi piedi, si allunga il pallone con il suo mancino e trova comunque un buon calcio di punizione. Chiamato un altro time out. Si sta andando bene il Balsa comunque. Magari in fase di possesso non riesce a trovare particolari soluzioni. Prato molto più ordinato, però caratterialmente penso che stia facendo un'ottima partita e la grinta non stia mancando alla squadra di Andrejc. Vediamo ora Andrejc che probabilmente vuole costruire qualcosa in questi ultimi 9 secondi rimanenti, perché indicazioni per Fabio e ora dialoga con l'allenatore del Balsa. Vedremo che soluzione opterà, per quale soluzione opterà Roberto Conti, che gioca la palla ora a Fabio. Stop di destro, la sposta sul mancino Fabio, attenzione il sinistro, esce di un niente, la palla sibila il palo e si perde sul fondo. Ma adesso Laino va a battere subito dentro per Fabri che non arriva sul pallone. Intanto andiamo a vedere il replay, vediamo, tocco di Conti, stop sinistro e vediamo qui il mancino che esce davvero di un niente, vicinissimo alla sua prima marcatura all'esordio da parte di Fabio. Sì, ottima giocata da parte di Fabio che se la sposta subito sul mancino ed è bravo comunque a non perdere il pallone, che da lì può diventare sicuramente pericoloso per la sua stessa squadra. Buona giocata. Tanto vediamo che l'arbitro fischia ora la fine, suona la sirena e il punteggio dice 1-1 al termine dei primi 20 minuti effettivi di gioco. Indicazioni da parte di Di Bitonto per Fabio. Sì, chiaramente credo che in questo caso stia dicendo qualcosa di relativo alla palla lunga che spesso non riesce a trovare Di Bitonto in questo primo tempo. Si va all'intervallo, tutti a prendere un tè caldo e ci si rivede nella seconda frazione di gioco per seguire ancora con noi Prato Balsa. Eccoci finalmente alla ripresa di questa seconda frazione di gioco. Andiamo a osservare Fabio che si accomoda in panchina nel mentre cerchiamo di intercettare quelle che sono le scelte tattiche da parte di Mr. Andrejc, che decide di ripartire con gli stessi 5 del primo tempo. Intanto calcio d'inizio e si parte con Fogli che gioca la palla a Pozzi e va da Simone. A sua volta va da Conti che trova il dribbling su Balestri, poi va a pescare Simone che torna da Conti, il destro! Palla che si perde sul fondo di un niente. Conti cercava la decima gioia stagionale, non l'ha trovata. Ottima azione da parte del Balsa, bravissimo Conti che trova lo scambio con Simone e si trova davanti al portiere. Forse poteva fare qualcosa in più, palla che termina lato di poco. Balestri che va da D'Amico che cerca Montorzi, vince un rimpallo, Montorzi si gira! Ecco il destro, spedisce dritto alle spalle di Di Bitonto. E va a festeggiare così il nono gol stagionale Montorzi. Grandissima conclusione da parte di Montorzi. Forse un po' lezioso Simone in questo caso, ma comunque tanti meriti al numero 6 che trova l'angolino. Preso in controtempo Di Bitonto non può fare tantissimo. Vediamo sì come non riesce a deviare lateralmente Fabrizio Simone e spedisce la palla addosso a Montorzi, che non può fare null'altro se non raccoglierla e spedirla in rete. D'Amico, il Gallaf, va a pescare Balestri molto bene dentro per il Gallaf. Il Gallaf dentro Montorzi. 1-2 micidiale per il Futsal Prato, che va a trovare il decimo gol stagionale di Montorzi,
che equivale a dire 3-1 Prato. Grandissima azione questa da parte del Prato, bravissimo poi al Galaf che è lucido ed è molto freddo a servire il compagno Montorsi, piazzato meglio di lui, che da lì chiaramente non può sbagliare. Comunque, da sottolineare l'invenzione di Balestri, che vediamo anche attraverso la seconda inquadratura. Sì, sicuramente adesso il Balsa deve rimanere sul pezzo, questo è un momento particolarmente difficile e deve reagire, deve soprattutto non perdere compattezza. E ora recupera un pallone interessante Ivan Pozzi, poi Maisi sposta la palla ad Amico, che interviene non sul pallone bensì sulle caviglie dell'avversario. L'arbitro invita la calma. Dalla mattonella Conti, andiamo a vedere Roberto Conti che il tiro ce l'ha e lo va a provare ora. Conti che piega le mani all'aino e va a siglare la decima marcatura stagionale. Roberto Conti, ma attenzione, intanto imbufalito l'aino, che si va a beccare anche un cartellino giallo. Probabilmente voleva più tempo per sistemare la barriera. L'arbitro ha fischiato nel mentre stava piazzando il tutto, forse. E vediamo qui proprio lo scatto di Laino. Si trova all'ultimo ad accorciare le distanze, però la bomba di Conti merita. Sì, stava ancora sistemando D'Amico sul secondo palo, però la conclusione di Conti è veramente molto potente e difficile da prendere. Adesso è un gol molto interessante perché riapre la partita. Due di sottrae il pallone solo in un primo momento, perché in un secondo se lo riapre a Gambino, che ora dialoga bene con Di Maso, che trova la conclusione che finisce però sul fondo, non trova fortuna. Fusca recupera il pallone, forse c'è un fallo su di lui, non secondo il direttore di gara, e poi la conclusione di Di Maso, e Di Bitonto risponde così. Grande intervento da parte di Bitonto, non era facile, anche perché probabilmente ha visto partire il pallone all'ultimo. Ottimo riflesso da parte del portiere. Ora out, gli ultimi 5-16 rimanenti. Entra Di Mauro, entra Fabio per assaporare il campo del calcio a 5 in un momento sicuramente difficile della partita. Minuti preziosi anche per il numero 14. Sì, vediamo adesso come entrerà in partita. Come hai detto te, momento un po' critico per il Balsa. Vediamo se riuscirà a cambiare un po' la rotta. E adesso il tiro, si immola Fabio, che previene l'ipotetico 4-2 Pratese. Montorsi ancora, Balestri. Balestri cerca il Gallaf, non lo trova. Rimpallo favorevole per Balestri, che va dal Gallaf, ancora Balestri, e arriva anche il gol del numero 11. Gioia anche per lui oggi. Vediamo qui la trama di gioco ben congegnata da parte dei giocatori del Prato, poi il doppio scambio, il Gallaf, Balestri ha portato alla rete del 4-2, un po' di confusione generale. Sì, chiaramente è una situazione non facile anche per Fabio, che si è trovato in questa situazione particolarmente difficile. Comunque anche qua tutto troppo facile. Balestri Stefano trova il meritato ottavo gol stagionale, che vale il 4-2. Batte il pallone alla Crescione, dentro per Fabio, va ora sul destro, cerca il dribbling, fa fuori Patetta ma non Di Maso. Forse qua bisognava accompagnare Fabio con un po' più di coraggio, era praticamente isolato, tentato un dribbling improbabile. Adesso vediamo se il break sarà utile. Altre disposizioni tattiche da parte di Andrejc. L'arbitro richiama tutti all'attenzione per ritornare in campo. Cerca la verticale che non trova, la trova ora per Di Mauro. Lo stop con la suola del numero 14, che ora mette ordine e gioca per Pozzi. Cerca la verticale, l'imbucata di Di Maso, il break di Conti che cerca il destro, ne voleva fare tre Roberto Conti, voleva portarsi a casa il pallone, non ci è riuscito. Molto bene qui il portiere Edoardo Laino. Ora che break del Prato, che viene servito e il Gallaf davanti con un passaggio magico probabilmente di Di Maso. E il Gallaf, undicesimo gol stagionale, non fallisce, solo davanti a Di Bitonto. E come ha dimostrato sul terzo gol il Gallaf, è veramente di una freddezza unica. Grandissima giocata, fa sembrare questo gol banale, tocco sotto micidiale, e che è soprattutto inaspettato secondo me. Si è meritato questo gol del Gallaf per la partita che ha fatto. È giusto che comunque il risultato in questo momento sia di 5-2. Suona la sirena, game over. Prima uscita stagionale terminata col punteggio di 5-2. Non è bastato Conti, non è bastato il primo tempo. Un Prato che ha monopolizzato la partita. Sì, come dicevamo prima, comunque il risultato è giusto. Il Prato ha fatto un'ottima partita e merita comunque di portare a casa i 3 punti. Vi ringraziamo per la visione e ora andiamo nel post partita per seguire anche quelli che sono i pensieri a freddo di questo match e di questa prima uscita stagionale di Fabio Di Mauro. Eccoci in questo post partita della decima giornata del campionato di Serie B, giornata dal coefficiente di difficoltà estremamente elevato, lo sappiamo prima dell'inizio dell'incontro. L'incontro è stato semplicemente adito a quello che era il nostro pensiero precedente. Come l'hai vista? Come hai visto l'esordio di Fabio? Come hai visto la squadra? Sì, il Balsa penso che comunque, nonostante il risultato, abbia fatto una buona partita, specie
nel primo tempo ha trovato subito una buona compattezza, le giuste distanze, e anche Fabio è entrato comunque in un sistema di gioco che stava andando bene. Certo che non è facile. Nel secondo tempo invece è entrato un po' nel marasma generale, dettato anche da una confusione da parte del Balsa, e non è riuscito a trovare le stesse misure del primo tempo. Certo, complice anche comunque il gran palleggio del Prato, che a un certo punto ha messo proprio letteralmente all'angolo il Balsa. Sì, il Prato è incassato. Il Prato ha dimostrato comunque di avere delle qualità maggiori rispetto al Balsa, però comunque la cosa importante è che credo che nonostante il risultato ci siamo divertiti molto. E adesso comunque andiamo a sentire Fabio, che questa partita l'ha vissuta dall'interno, e facciamoci dire da lui le sue impressioni. Quali sono le sue vibes? Esatto. Andiamo da lui. Siamo qua con Fabio. Allora, dici qualcosa sulla partita, come ti sei trovato, com'è andata? La partita è stata difficile. Siamo partiti bene, siamo riusciti ad andare sull'1-1 e abbiamo chiuso il primo tempo in pareggio. Poi abbiamo fatto più fatica nel secondo, dopo aver preso il secondo e terzo gol, e siamo andati un po' tutti in difficoltà, io compreso, quando sono entrato. Come ti sei trovato nei meccanismi in generale? È stato difficile subito apprendere i movimenti? Cosa ne pensi? Sì, è stato abbastanza difficile. Sono solo da 2 settimane in questa squadra. Mi hanno già insegnato diverse cose in fase difensiva, ho cercato di metterle in atto oggi. Domanda un po' particolare: è più difficile per te fare la fase di possesso, cioè muoverti bene quando i tuoi compagni hanno palla, oppure quando gli avversari hanno palla? Secondo me io sono più in difficoltà quando hanno palla gli altri, perché si scambiano continuamente. Dopo che uno ha passato palla si inserisce sempre. Non è come nel calcio 11 che tengo la mia posizione, ma devo sempre seguire l'uomo fino in difesa. E sul gol del 4-2, so, un po' di confusione generale della squadra, te eri coinvolto nell'azione difensiva, potevi fare di più? Sì, c'è stata un po' di confusione generale. Dovrei riguardare il video. Sì, comunque penso di essere coinvolto. Probabilmente c'è stato anche un errore mio sul gol che abbiamo preso. Sì. Perfetto, noi possiamo ringraziare Fabio e adesso possiamo andare tranquillamente in chiusura. Grazie ragazzi per essere arrivati fino a questo punto del filmato. In questo periodo di grande cambiamento nei confronti del canale, fateci sapere la vostra, dateci un feedback possibilmente positivo con un commento. Condividete, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale. Vi aspettiamo ogni giovedì con un nuovo format, Fabio col calcio a 5. Un saluto a tutti e a giovedì. Ciao, 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 ciao ragazzi.